da quando purtroppo è successo il tragico evento in Belgio dove morirono 136 italiani, 262 persone. Sono passati anni, ma noi vediamo che ancora oggi in Italia ci sono purtroppo tragedie come quelle di cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni. La morte di due mamme, di lavoratori. Ebbene, questa è una giornata in cui noi dovremo ricordare, onorare il lavoro di queste persone e soprattutto ripensare anche alle tutele che sono assolutamente necessarie. Nel disastro di Marcinelle, l'8 agosto 1956, morirono 136 immigrati italiani, la metà dei lavoratori intrappolati nella miniera e uccisi da fuoco, fumo e macerie. Non fu la prima, neppure l'ultima tragedia sul lavoro. Tra le celebrazioni di oggi, a Bella, alle 21, in piazza Plebiscito, la proiezione del film Miner, in cui recitò il lucano Walter Golia, morto un anno fa in un incidente stradale.